Ciao, oggi vi porto in un posto di cui fino a poco tempo fa ignoravo l'esistenza. Tornando dall'Abruzzo, ho fatto una ricerca su internet su dei posti da visitare in Molise e ho trovato, tra vari, proprio questo, che mi ha incredibilmente affascinato, direi pienamente conquistato e invaso di una sensazione di pace totale. Forse vi state chiedendo il perché di tanto trasporto verso questa località. Cercherò di spiegarvelo, se ci riesco, invitandovi a fare una piacevole passeggiata, sperando che vi innamorerete di questa riserva naturale esattamente come è capitato a me. Per raccontarvela, mi farò aiutare da un dépliant che ho trovato in rete. Le riserve naturali orientate di Monte di Mezzo e Colle Melluccio fanno parte delle riserve della biosfera istituite dall'UNESCO nell'ambito del programma Man and Biosphere. In tutto il mondo sono presenti 329 riserve MEB in 82 paesi, mentre in Italia tale riconoscimento è stato concesso dall'UNESCO solo a 4 riserve, oltre a quella di Monte di Mezzo Colle Melluccio: il Parco del Circeo nel Lazio, l'area delle Somma Vesuvio e del Miglio d'Oro, il Cilento e Vallo di Diano in Campania, e questo mi fa particolarmente piacere perché io abito sul territorio di questo meraviglioso parco nazionale, e il Parco di Diramare nel Veneto, riserva biogenetica marina. Le due riserve molisane rappresentano tuttavia due nuclei separati che distano fra loro pochi chilometri e presentano vegetazioni arboree diverse, essendo caratterizzate l'una da resinose, abete bianco, l'altra da latifoglie, cerro e faggio. Tesoro, avrai proprio ragione. Mi presento da te a mani vuote. Mi devi scusare, però il regolamento lo proibisce. E comunque pare che noi due parliamo ogni tanto la stessa lingua. Tali nuclei furono ad ogni modo fusi in un'unica riserva della biosfera, poiché entrambi ecosistemi forestali seminaturali di particolare interesse sia per le scienze naturali che per quelle umane e ambientali e rappresentativi dei problemi socio-economici e agro-silvo-pastorali delle zone interne dell'Appennino centro-meridionale. Non dimenticherò mai l'incontro con questo bellissimo cervo. Lui si è staccato dagli altri e pian piano mi è venuto incontro. Ci siamo guardati, ho steso la mia mano e lui delicatamente ha iniziato a leccarla. In quel momento sono stato conquistato, colpito, contento. È stato un incontro meraviglioso di un'armonia, di una comunione. Di due esseri che si rispettano, che si vogliono bene e lo sentono. Avrei voluto sfondare quella rete per stringerlo, abbracciarlo, sentire il suo calore, ma giustamente quella rete li difende tutti ed è giusto così. Gli ho fatto una bella foto che tengo
sul desktop del mio computer e ogni volta lo accendo guardo il suo volto, i suoi occhi e solo a ricordare quell'incontro nel mio intimo profondamente mi commuovo. Quanto è bella la natura. Dio, ti ringrazio così tanto. La fauna che vive nel bosco Monte di Mezzo comprende cinghiale, cioè l'amica di prima, lepre, tasso, martora, donnola, faina, volpe, poiana, gufo, barbagianni, scoiattolo, ghiandaia e molti passeracei. Nel fiume Trigno e nel torrente Salcitaro vive il gambero di fiume. Nei recinti di Monte di Mezzo sono ospitati esemplari di cervidi in difficoltà a seguito di traumi o infermità per essere curati opportunatamente. Inoltre, nei locali della stazione forestale è stato allestito un centro visita con un interessante museo nel quale è possibile osservare alcuni reperti della flora e della fauna caratteristiche del luogo. Il nucleo di Monte di Mezzo, ubicato in territorio di Vasto Girardi, ha un'estensione di circa 291 ettari e dista una ventina di chilometri dalla riserva di Colle Melluccio, in agro di Pescolanciano. Il complesso forestale di Monte di Mezzo, Feudozzo, Pennataro, esteso per circa 1170 ettari, di proprietà degli Angioini dal 1200, fu acquistato nel 1606 dai monaci certosini di Napoli, che lo conservarono fino al 1799, quando, in seguito alle leggi eversive della feudalità e sui beni ecclesiastici, entrò a far parte del patrimonio della casa borbonica e con Regio Decreto numero 981 del 12 giugno 1825 fu dichiarato Reale Riserva di Caccia. Con l'Unità d'Italia fu incamerato dallo Stato che lo affidò in gestione all'ex amministrazione forestale nel 1906 e trasferito all'Azienda Speciale del Demanio Forestale 1910, che tuttora lo gestisce in collaborazione con il Comando Stazione Forestale di Monte di Mezzo, ad eccezione della foresta demaniale Pennataro, pertinenza della Regione Molise dal 1975 e di quella di Feudozzo, rimasta in proprietà della Regione Abruzzo. La riserva MEB di Monte di Mezzo è anche una riserva biogenetica, nella quale l'Istituto Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo effettua periodici prelievi di semi, impiegati successivamente per la produzione di postime per rimboschimenti. Tranne piccole aree di pertinenza dei fabbricati, tutta la riserva è boscata. Il soprassuolo si sviluppa tra le quote 900 e 1300 metri ed è rappresentato dalla fustaia di cerro nella fascia inferiore e di faggio in quella superiore. Da un punto di vista fisionomico si riconoscono diverse situazioni in cui cerro e faggio si alternano in termini di abbondanza e frequenza in funzione della quota, dell'acclività, del substrato pedologico e del diverso uso che nel bosco si è fatto nel tempo. La composizione floristica arborea è arricchita da numerose altre specie autoctone quali l'acero di Lobelius, gli aceri montano, campestre e riccio, il carpino bianco, il frassino maggiore, il nocciolo, il sorbo degli uccellatori, il ciliegio, il pero e il melo selvatici, il prugnolo e numerose altre specie significative per l'alimentazione della fauna selvatica. Nella fascia inferiore, negli anni 60 e 70, sono stati eseguiti
coniferamenti a base di abete bianco come via alternativa alla scarsa rinnovazione del cerro. Passeggiando per alcune ore, percorrendo diversi chilometri senza avvertire un minimo di stanchezza, perdendo completamente la dimensione del tempo e avvolto dalla bellezza di questo bosco, che ad ogni passo dischiudeva davanti a me un aspetto sempre nuovo e affascinante, posso ripetere le parole di Georg Trakl: ho bevuto il silenzio di Dio alla sorgente del bosco. Mi sono reso maggiormente conto, pur essendone consapevole da tanto tempo, che per vivere davvero e soprattutto dentro, nell'anima, ho bisogno del sole e dei colori della natura, e l'autunno me li stava porgendo su un vassoio d'argento con molta abbondanza. Mi sono sentito come un ospite atteso, gradito, al quale il bosco offriva tutto il suo fascino, tutto ciò che di meglio poteva offrire tra profumi, forme e colori, è un vento delicato, discreto, e ogni presente come un direttore d'orchestra che esibiva la sua arte tra carezza alle foglie e il canto degli uccelli, riuscendo così a creare una particolare sinfonia di bellezza in cui il silenzio occupava il prestigioso ruolo di solista. Penso che Romano Battaglia ha perfettamente ragione quando dice che chi decide di camminare nel bosco è in cerca di una libertà diversa, interiore, che lo renda padrone della sua vita, capace di agire come gli alberi e gli uccelli che vivono al di sopra di tutto. Ho provato in questo meraviglioso posto siffatta libertà e vissuto in maniera molto forte, indimenticabili, attimi di semplice ma vera felicità. Ora facciamo qualche passo insieme nel silenzio. Io tanto amato dal mare del silenzio, ritorna come un'onda nei miei occhi, e quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca assai molto di più. Dopo essere tornato, ho mandato le foto fatte ad un mio amico. Immaginate, medico psichiatra. No, non pensate male. Anche se in questo periodo di pandemia, probabilmente la sua compagnia professionale non farebbe male, anzi. Però è anche un bravissimo poeta, scrittore, Giuseppe Salzano, che dopo aver visto sulle foto questo posto, il suo stesso fascino e bellezza hanno fatto riversare sulla carta questi versi.
Lui probabilmente non sarebbe d'accordo con San Bernardo di Chiaraval che affermava: troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà. Insomma, Dio pensa e così crea. Lui invece guarda e scrive. Con una bravura che, penso, se usasse un bisturi come usa la penna, sarebbe il più famoso chirurgo d'Italia. Ascoltiamolo ora. Canto autunnale. C'è sempre un mito in ognuno di noi, sfuggente e misterioso. L'incipit di molte parole non dette, un catalizzatore di emozioni, di affetti, di idee. Una luce di speranza nei percorsi della mente, un percorso da affrontare. Un fil rouge di Arianna tra gli inquieti pensieri di un labirintico quotidiano. Un punto di riferimento, insomma, per chi continua a ricercare l'arcano senso delle cose. Una dimensione, quindi, non traducibile in concetti semplici, concreti, bensì necessariamente evocabili attraverso il processo dinamico che si realizza nella relazione tra se stessi e l'altro, e forse con il divino. Engrammi, ricordi, tracce, trovano spazio nella diretta rappresentazione del quotidiano vivere, finalmente pervaso da un'aura di vibrante vitalità. Qualcosa, insomma, che ti costringe a riflettere su quanti e quali siano i molteplici aspetti simbolici del nostro complesso rapporto con l'energia e con la potenza multiforme della relazione umana, soprattutto in condizioni contingenti, problematiche e fortemente disconfermate da invalicabili muri eretti dall'uomo per difendersi da ineluttabili confronti. Il sogno, il déjà vu, l'immaginifico sembrano ricomparire anche se solo a livello meramente esperienziale, mentre la rappresentazione artistica di temi vagamente ricorrenti nei miti o nelle immagini archetipiche di cui l'uomo è partecipe può riproporsi con toni di grigio variamente drammatici in una palese elaborazione di valenze conflittuali legate al momento di vita vissuta. La realizzazione onirica di un posto mai visto ma fortemente desiderato o simbolicamente vissuto si concretizza nella visione di un oggetto, di un luogo, di una situazione realmente esperita. Appaiono dunque immagini sapienti, luoghi di potente energia e di insinuante magia, di natura elegiaca e di storica efficacia, di ineludibili attese e di pretese certezze, di varie umanità e di gravi retaggi. Il viaggio, artisticamente rappresentato, divenuto immagine espressiva di una realtà non più solo sognata, bensì sperimentata nel presente, si materializza infine inaspettatamente nell'esperienza agita tramite l'artista, che spesso riesce a ricomporre nella sua opera molteplici e suadenti fantasie esistenziali, ineluttabile presenze nel bagaglio del vivere umano. Non posso non ritornarci. E voi, dopo aver visto questo filmato, spero, non potete non andarci. E lo dico per voi. Questo posto in Molise è diventato importante per me, come Castelluccio di Norcia o come l'Abruzzo. Perché quel bosco parla nel silenzio, al cuore.